Trapani, caldo e scirocco in provincia decide di interventi nel weekend dei vigili del fuoco. Castelvetrano, 4 persone denunciate dai carabinieri durante controlli del fine settimana. Mazara, le zone economiche speciali, opportunità per la città, illustrate stamattina le iniziative. Mazara, una panchina viola contro la fibromialgia, iniziativa dell'associazione Algea. Spettacolo, sabato sera al Teatro Rivoli, il saggio di fine anno della Dance Academy L'Étoile. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Incendi nel Trapanese, 36 interventi ieri dei vigili del fuoco per incendi scoppiati nel Trapanese, quello più impegnativo a Marsala. Sentiamo. Con le alte temperature che si sono registrate in questi giorni nel Trapanese si sono verificati alcuni incendi di sterpaglie. I vigili del fuoco del comando di Trapani nella sola giornata di ieri hanno effettuato 36 interventi per lo spegnimento di incendi di vegetazione, sterpaglie ed alberi in molti comuni della provincia. A Marsala, in contrada Granatello in particolare, si è verificato l'incendio più impegnativo che ha reso necessario l'intervento dell'elicottero della base di Valderice. La richiesta di intervento è scattata ieri pomeriggio verso le 17 nella zona dove era interessata dalle fiamme un'area di oltre 10 ettari con diversi punti fuoco inaccessibili ai mezzi antincendio dei vigili del fuoco. È stato necessario quindi l'intervento del mezzo aereo che alle 19.25 è arrivato sul posto riuscendo ad effettuare 10 lanci e quindi a contenere l'avanzare dell'incendio. Le fiamme stavano minacciando un ristorante e alcuni edifici. L'elicottero ha poi fatto rientrare a Valderice in serata, mentre la squadra dei vigili del fuoco di Marsala ha continuato la bonifica della zona sino alla chiusura dell'intervento. Si fingono sordomute per truffare passanti e turisti a Castellammare del Golfo. Due donne sono state denunciate dai carabinieri il servizio. Si fingevano sordomute per truffare turisti a Castellammare del Golfo le due donne denunciate dai carabinieri di Alcamo. Si tratta di due romene di 22 e 27 anni, entrambe in stato di gravidanza. Le due donne, nei pressi di Corso Garibaldi, chiedevano ai turisti presenti di versare delle somme di denaro come donazione in favore di una fittizia associazione benefica. Ma non solo. Dopo aver ricevuto i quattrini, le due donne consegnavano ai donatori un foglio prestampato con intestazione e dati della finta associazione. Una delle due donne è già stata denunciata per fatti analoghi commessi in provincia di Trieste. Le due romene, sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di 65 euro, presumibilmente provento delle truffe messe a segno. I soldi sono stati quindi sequestrati. Gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno arrestato 6 migranti di origini tunisine. Gli extracomunitari erano stati soccorsi dalla capitaneria di porto a largo delle coste di Pantelleria e poi condotti a Trapani per i controlli. Gli agenti della polizia, al termine delle procedure di identificazione, hanno individuato 3 migranti, 4 già espulsi dal territorio nazionale e 2 condannati in Italia per reati in materia di stupefacenti. A carico di tutti è stato quindi applicato l'arresto. I due destinatari di ordini di carcerazione per reati commessi a Terni e Brescia sono stati accompagnati presso il locale carcere, dove dovranno scontare pene dai 2 ai 5 anni di reclusione. Il governo regionale ha varato il piano di rilancio per la Valle del Belice. Nel corso dell'ultima seduta della Giunta, su proposta dello stesso Presidente della Regione Nello Musumeci, è stato dato infatti il via libera a 11 interventi per un totale di oltre 12 milioni e mezzo di euro. Si tratta di opere per le quali sono coinvolti alcuni rami dell'amministrazione regionale che verranno realizzate in 7 comuni di 3 province, Agrigento, Palermo e Trapani. Nel Trapanese a Salaparuta è prevista la ristrutturazione dell'archivio storico e museale del Belice e costruzione del museo virtuale della memoria e della ricostruzione della Valle del Belice ed ancora la riqualificazione dell'area urbana prospiciente via Regione Siciliana, il completamento di opere di urbanizzazione nel nuovo comparto. A Gibelline è previsto il completamento dell'intervento di bonifica e riqualificazione ambientale dell'ex baraccopoli di Madonna delle Grazie contaminata da amianto, a Partanna infine il risanamento dell'isolato tra via Vittorio Emanuele e piazza Cesare Battisti.
Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Controlli dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano nel fine settimana appena trascorso. Quattro le persone denunciate, i particolari nel servizio. Sono quattro le denunce scattate a Castelvetrano a seguito di alcuni controlli eseguiti nella serata tra domenica e sabato scorso dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano e dai militari del NAS di Palermo. I carabinieri a Santa Limpa hanno riscontrato alcune irregolarità all'interno di un locale e sono state elevate sanzioni per 12.000 euro. Le multe hanno riguardato violazioni in materia di igiene e per avere attivato un deposito bevande a servizio dell'attività commerciale in un'area destinata ad altro uso. I militari dell'Arnopoli, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato un 21enne sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita. Il 21enne inoltre è stato trovato in possesso di tre coltelli di genere vietato, una pistola a salve senza tappo rosso e 15 cartucce, tutto posto sotto sequestro. Un 21enne straniero, domiciliato a Castelvetrano, è stato invece denunciato per ricettazione. Il giovane, infatti, è stato sorpreso alla guida di un motociclo risultato rubato a Mazara del Vallo un anno addietro. Un 26enne e un 31enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Due persone, infine, sono state segnalate alla prefettura in quanto trovate in possesso di alcuni grammi di marijuana e crack posti sotto sequestro. Torna a riunirsi questo pomeriggio alle ore 18 il Consiglio Comunale di Mazara. All'ordine del giorno sono stati inseriti 14 punti, tra questi il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per il pagamento di parte del lavoro straordinario effettuato nell'anno 2020 da alcuni dipendenti comunali e l'esame del regolamento per l'accesso all'uso della scheda aria e della fitness aria sul lungomare San Vito. Incontro questa mattina all'auditorium Mario Caruso di Mazara nell'ambito dell'iniziativa ZES in Tour, Zone Economiche Speciali. Obiettivo dell'evento è stata la presentazione delle opportunità e agevolazioni previste dalle ZES. Sentiamo alcune interviste. Sindaco Quinci, quali sono le opportunità offerte dalla ZES per il territorio di Mazara? Intanto, questa è davvero una grande opportunità, finalmente, per una politica di sviluppo integrato del nostro territorio. Mazara ha il suo core business, che è il settore della pesca e dell'indotto. Avere queste decine di ettari che costituiscono una zona così importante che può fruire dei vantaggi fiscali sotto forma di credito d'imposta per tutti coloro che investiranno, sia in area portuale ma soprattutto e retroportuale, ma soprattutto nell'area attorno alla circonvallazione dove c'è la classica filiera del freddo, quella che conosciamo bene, è sicuramente un'opportunità per integrare e diversificare le strategie di sviluppo economico per la nostra città. Sono opportunità che non guardano soltanto al classico settore della pesca, ma anche a quello, per esempio, delle energie rinnovabili o, per esempio, tutto quello che riguarda la transizione ecologica e le grandi opportunità che i risvolti tecnologici offrono oggi. Territori come il nostro diventano appetibili e diventano finalmente oggetto di investimento. Questa amministrazione da tempo è impegnata a mettere Mazara del Vallo al centro delle politiche economiche non solo nazionali ma anche comunitarie per quello che riguarda il suo settore privilegiato, che è quello della pesca e dell'indotto. Oggi si aprono nuove opportunità e scenari sicuramente più ampi.
Quali sono le opportunità offerte dalle zone economiche speciali della Sicilia occidentale? Le opportunità principali sono quelle che riguardano sia le agevolazioni fiscali, che di fatto si sostanziano nel principale intervento che è il cosiddetto credito sud potenziato per le ZES, investimenti fino a 100 milioni, la possibilità di acquisire terreni e ampliare capannoni, e poi la grande rivoluzione è quella del processo amministrativo, che ha tempi certi, tempi ridotti, e tutto passa dallo sportello digitale del commissario e dalla struttura commissariale, che rivoluziona il rapporto con gli enti locali che devono rilasciare autorizzazioni e con le imprese che invece fanno richiesta per svolgere e realizzare i propri investimenti. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Si terrà sabato 2 luglio al Teatro Rivoli di Mazara il saggio della Dance Academy L'Étoile. Al nostro microfono abbiamo ascoltato oggi la direttrice artistica Rebecca Armata. Sentiamo. Cosa ci racconterai sabato 2 luglio durante il saggio della Dance Academy L'Étoile? Allora, inizieremo appunto con il racconto di Alice in Wonderland, quindi seguendo tutti i passaggi cardine del racconto. Ciò lo faremo attraverso la danza classica. Successivamente invece racconteremo Lux Eterna, grazie anche a Francesco Cusumano, che è appunto un attore del Teatro Massimo e del Teatro Bellini di Palermo. E racconteremo appunto questo contemporaneo, Lux Eterna, ispirato un po' al passaggio dalle tenebre alla luce, grazie alla danza e grazie anche all'amore che ci lega tra me e le mie alunne. E infine appunto ci saranno dei passaggi di danza moderna, grazie anche alla cantante Federica Lamberti, ospite della serata. Come sono state le tue allieve? Io ho un debole, quindi anche solamente parlarne per me insomma risulta in parte molto complicato, perché ci metto il cuore. Loro sono state bravissime, perché comunque per la maggior parte è il primo anno di danza, un anno non semplice, perché comunque tantissime sono state le restrizioni, tante bimbe purtroppo sono risultate anche positive, quindi anche gli ultimi giorni sono stati dei giorni molto importanti e molto, non direi pesanti, perché comunque l'abbiamo vissuta in maniera molto serena, molto tranquilla. La fortuna della mia scuola è appunto quella di essere un gruppo molto unito, e questa cosa insomma mi riempie il cuore di gioia. Ricordiamo l'appuntamento? Sì, 2 luglio ore 21 al Teatro Rivoli, vi aspettiamo. Parliamo adesso di trasporti per le isole minori. Si terrà giovedì 30 giugno alle 10 la riunione convocata dal Ministero delle Infrastrutture per affrontare il tema dei rincari sui collegamenti marittimi per le isole minori. A renderlo noto è stato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, che nelle scorse settimane aveva chiesto l'intervento del ministro Enrico Giovannini. Una panchina viola, simbolo della fibromialgia, è stata inaugurata sabato mattina presso Villa Garibaldi a Mazara. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Algea Fibromialgia e Dolore Cronico Sicilia, presente anche il vice sindaco Bilardello e il referente dell'associazione per Mazara Renzo Caradonna. Ascoltiamo l'intervista alla presidente dell'associazione Algea Sicilia, Ines Sutera. Una panchina viola per sensibilizzare sul tema della fibromialgia. Oggi inauguriamo la panchina viola per il riconoscimento della fibromialgia e del dolore cronico. Questo è simbolo proprio di tutti i malati fibromialgici, è il colore viola che lo rappresenta in tutto il mondo. Di fibromialgia ne soffrono 2 milioni di persone in Italia, ma in Italia la fibromialgia non è riconosciuta. Non è riconosciuta, ma siamo a macchia di leopardo, cioè ci sono regioni che la riconoscono e danno l'invalidità civile alle persone ed è inserita nei livelli minimi di assistenza, ma la regione Sicilia
non la riconosce e quindi non la riconosce nei livelli minimi di assistenza e anche nell'invalidità civile. Quindi oggi questa panchina vuole significare, riconoscere la fibromialgia, farla riconoscere, quindi lottiamo per il riconoscimento, per la sensibilizzazione della fibromialgia, per dare a questi malati fibromialgici diritti e soprattutto dignità. Essere fibromialgici oggi significa non essere soprattutto riconosciuti, quindi noi siamo qua per dire alla Regione Sicilia, per aprire un tavolo tecnico e chiedere ai sindaci di questo territorio e quindi di Mazara del Vallo che ci sostengano nella battaglia che noi stiamo facendo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Proprio a livello nazionale in questo momento ci sono 3 disegni di legge per il riconoscimento e la sensibilizzazione della fibromialgia e proprio in questi giorni sono stati assegnati 5 milioni di euro che erano stati assegnati dallo Stato per la ricerca, sono stati già assegnati alle regioni, quindi un piccolo passo avanti e noi continueremo a inaugurare panchine nei comuni proprio per avere il sostegno dei sindaci e andare in regione e fare vedere che siamo in tanti e che abbiamo bisogno di aiuto. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.